continua, seria, concreta, un modo nuovo di fare politica, è la volontà di chi in qualche modo, anche come me, da un anno è all'interno del Consiglio regionale, credo che abbia, spero, inaugurato anche un nuovo corso. Questa lista e questo candidato sindaco hanno in questa visione, credo che siano, si possano ricollocare assolutamente in questa visione di rinnovamento. Il rinnovamento non è solamente di tipo anagrafico, il rinnovamento è quello soprattutto di tipo di idee, quello che ti dà l'idea di poter proiettarsi in un futuro possibile in questa città, in questa provincia e in questa regione. Il futuro questa lista lo rappresenta veramente, perché dentro ci sono competenze, ci sono professionalità, c'è la forza, l'energia, la creatività dei giovani, c'è l'esperienza, la capacità di amministrare, la capacità soprattutto di tenere insieme gli interessi del nostro, come quelli che sono stati dimostrati nella propria attività professionale del nostro candidato sindaco. C'è tutto per poter fare una nuova scommessa per un territorio che merita di più, per una città che merita il riscatto. Io è un po' di mesi che frequento questa comunità, è un po' di mesi che conosco tanti giovani di questa comunità e vi posso garantire che sento vibrare un'energia particolare, sento anche su questo palco che c'è la volontà di dimostrare a tutti che si può fare di più, che si deve fare di più, e lo si può fare solamente se alle parole seguono i fatti. Questa comunità credo che negli ultimi anni abbia sentito troppe parole e abbia visto pochi risultati. L'impegno e la promessa che noi possiamo fare da questo palco non è quello di garantire ricchezza a tutti, saremo falsi e di queste falsità credo che la gente ne ha piene le scatole. Noi dobbiamo dire con sincerità e con chiarezza che la situazione non è facile, che non è assolutamente semplice invertire una tendenza che però siamo obbligati a seguire. Nell'atteggiamento che stiamo seguendo nel Consiglio regionale stiamo provando a toccare nei vari settori con attenzione ma con consapevolezza l'idea che all'interno della politica il criterio e le parole efficienza ed efficacia devono finalmente diventare o devono avere diritto di cittadinanza, perché non si possono più mettere in piedi solo ed esclusivamente politiche di tipo assistenzialista. Credo che abbiamo bisogno di parlare di lavoro, di parlare di opportunità e di parlare soprattutto di sviluppo. E parliamo di sviluppo non solo quando parliamo alle imprese, quando parliamo di bandi, quando parliamo di opportunità legate all'energia. Possiamo parlare di sviluppo di un territorio anche quando parliamo al welfare, anche quando trattiamo argomenti che sono all'interno del concetto di solidarietà. Anche lì c'è un modo di fare economia. Anche in quel concetto, quando guardiamo agli anziani, guardiamo ai bambini, si può pensare a fare di quei momenti un momento anche di tipo economico. Pertanto la creatività di chi, la capacità di chi prende una responsabilità di guidare una comunità sta nel fatto di mettere in piedi un progetto politico, un'idea di comunità che va perseguita fino in fondo. È la capacità di chi sta insieme, perché il fatto di aver votato, di aver espresso una preferenza non deve rappresentare, non può più rappresentare per i cittadini una delega in bianco. Vi chiedo di stare vicino a coloro che oggi votate. E stare vicino non vuol dire solamente guardare e giudicare, ma stimolare, ma stare vicino nel tentare di collaborare, di contribuire, di suggerire, di costruire. È finito il tempo della polemica, non ci aiuta. Abbiamo bisogno di stare insieme, abbiamo bisogno di progetti, di idee, di proposta. La protesta non ha più senso di vivere in questo momento di crisi straordinaria, in cui il governo nazionale ci umilia costantemente e tocca all'istituto, all'ente regione, all'ente provincia provare a mettere pezze dovunque. Parliamo di sanità, parliamo di alluvioni, parliamo di agricoltura. Il centrodestra sa solo tagliare, non ha proposto nulla di diverso. Troppo facile pensare di risolvere i problemi tagliando.
Sarebbe troppo facile anche per noi, troppo facile anche risollevare le sorti di una finanza pubblica in questa maniera. Dovremmo invece pensare a come rimettere in piedi un'economia. Ci stiamo provando all'interno dell'ente regione. Avremmo probabilmente negli anni passati anche provato, diciamo, dato il senso, dato la sensazione alla comunità regionale che anche sulla materia straordinaria come quella del petrolio abbiamo giocato male. Beh, io voglio ricordare questo aspetto perché in questo caso anche i media non ci aiutano. 12 anni fa la regione Basilicata è stata la prima ad avere delle royalty, la prima. Nella gestione di quelle risorse sono d'accordo, stiamo lavorando perché tutto il territorio ne abbia un beneficio, non solamente una parte. Oggi stiamo ricontrattando quella materia perché finalmente su questo territorio le infrastrutture abbiano un senso, diano il senso del collegamento al futuro reale. La battaglia che stiamo facendo anche di finanziare con questo nuovo aumento del petrolio uno sviluppo possibile che tenga unito l'ambiente, che tuteli il territorio, ma che non lo concepisca come un'entità statica, ma un qualcosa di dinamico da cui poter prendere e da cui poter dare. E la comunità merita questo nuovo modo di vedere il proprio habitat. E allora la consapevolezza la voglio dare a tutti come ultimi elementi di discussione in questa campagna elettorale. Noi dobbiamo lavorare in maniera sinergica, c'è una straordinaria opportunità per il comune di Ferrandina, che gioca all'interno della Val Basente in quest'area un ruolo straordinario. A nessuno dovremmo dare la possibilità di non gestire questo momento di transizione e di rilancio di questa comunità. Vi chiedo di fare uno sforzo straordinario in questi 48 ore che rimangono. Dovete lasciare niente al caso. Tutti gli argomenti vanno utilizzati uno per tutti. Questa è una squadra che ha scommesso e ha rinnovato dall'interno. E ha messo al centro la credibilità e la passione per questa città al centro della propria campagna elettorale, la proposta piuttosto che la protesta. Spero che questo sia arrivato, sono certo che è arrivato a tutti i cittadini di Ferrandina e possiate anche far scattare un altro meccanismo. Lo dico con sincerità. Le campagne elettorali sono bellissime, queste 3 settimane sono state straordinarie per voi, ma oggi un voto utile è un voto che va chiesto. Il rispetto per tutti, ma è in palio un qualcosa di importante per questa comunità. Io sono certo che con questa consapevolezza, con l'energia, la voglia, la passione che caratterizza chi sta sul palco, e lo vedo negli occhi anche ognuno di voi, credo che questa farfalla potrà volare e andare molto lontano. Auguri e in bocca al lupo sindaco e a tutta la lista. Buonasera a tutti, io rubo pochissimi minuti per un appello al voto, un voto importante, un voto che ci deve vedere coinvolti tutti per cambiare il futuro di questa comunità. In queste ore ritengo che ognuno di voi, ognuno di noi si debba sentire fortemente coinvolto nella espressione di un voto utile, di un voto alla lista che rappresenta questa comunità, che rappresenta la politica di questa comunità guidata da Franco Di Biase. In queste sere ci siamo visti ripetutamente a Ferrandina e la mia impressione è che ogni giorno che è passato è stato utile per far crescere l'attenzione della comunità di Ferrandina verso una lista che non è un aggregato informe di persone, che non vede un uomo solo al comando, ma una lista che vede all'interno la rappresentazione del quadro politico che, in continuità con la provincia come abbiamo sentito poc'anzi dal Presidente, con la regione come abbiamo sentito da Luca Braia, può essere in grado di dare un segnale forte e un impulso forte al cambiamento e al futuro di questa comunità.
Qualche sera fa abbiamo parlato della Valbasente, abbiamo detto che grandi e forti illusioni non possiamo farcene, ma sicuramente il grande impegno e la motivazione che questa lista, i partiti che la compongono, devono mettere è una motivazione fondamentale. E poi questo voto non assume un significato solo di tipo localistico. Il voto del 15 e del 16 di maggio assume un significato forte anche rispetto al giudizio che i cittadini e gli elettori hanno verso il governo nazionale. E se è vero che siamo in circa 13 milioni a dover esprimere il voto, nella provincia di Matera siamo in 8 comuni impegnati per il voto. Se 13 milioni di italiani dovranno esprimere il voto, penso che a questo voto vada dato un significato politico per dire finalmente a Berlusconi e alla Lega che non ne possiamo più, che vogliamo cambiare. Berlusconi e la Lega che sono il primo e fondamentale pregiudizio per la crescita delle nostre comunità. Cito ad esempio la famosa tassa sulle disgrazie che ci ha colpito recentemente, tassa che il governo centrale ha istituito per far sì che le popolazioni colpite da disgrazie atmosferiche, alluvioni e terremoti possano di tasca propria pagarsi le emergenze. Un governo iniquo che quando l'alluvione colpisce il Veneto tempestivamente riesce a garantire soccorso, quando colpisce la regione Basilicata chiede al governatore di tassare ulteriormente attraverso le varie addizionali le comunità locali. Ecco, l'appello che voglio fare stasera insieme a tutti gli amici è che il 15 e il 16 di maggio dobbiamo contribuire a cambiare pagina, e lo possiamo fare partendo da Ferrandina, che per noi assume un significato simbolo anche per il rilancio dell'area industriale, partendo dal voto espresso al candidato sindaco Franco Di Biase. Cari amici di Ferrandina, siccome vogliamo scongiurare che appaia un'occupazione militare da parte nostra di questo parco, se è giusto, mi pare, dare al candidato sindaco, al quale va la nostra totale solidarietà, la parola conclusiva di questa campagna elettorale, io dirò solo due cose. Innanzitutto un cenno di rassicurazione al nostro candidato sindaco, mi auguro sindaco da lunedì in poi di questa comunità. I poteri locali, la regione in testa, saranno accanto a te nella battaglia per recuperare le posizioni perdute da questa comunità, le posizioni contese, le posizioni aperte, e per aprire speranze a un territorio che è stato fin troppo deluso e in qualche modo ha provato le sfide, le asperità di una crisi drammatica, quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. E poi voglio dire anche a Di Biase che, poiché dovrà essere il sindaco non solo delle entrate per la sua esperienza, ma anche quello delle uscite, dovrà quindi prepararsi in qualche modo a spendere risorse, noi garantiamo al sindaco De Biase che avrà da parte della regione Basilicata il sostegno, l'appoggio, la solidarietà che avrà meritato sul campo e che il comune avrà richiesto per sostenere progetti di sviluppo che riguardano quest'area. Una delle cose che ha detto il mio collega Luca Braio, io credo vada ripresa. Noi abbiamo una possibilità che è quella di rimettere in gioco il destino di questa terra e di questa comunità. Stiamo aprendo in queste ore un confronto con il governo centrale sul memorandum del petrolio. Stiamo cioè parlando sui problemi di come si possa aprire una fase nuova, un ciclo nuovo di trattativa che riguarda questo territorio e l'intera regione Basilicata. Come utilizzare al meglio le royalty del petrolio, come spenderle per finalizzare obiettivi di sviluppo, come utilizzare il contratto con il governo centrale per finanziare un sistema di infrastrutture che rompa l'isolamento secolare di questa regione. E possiamo farlo, amici, solo avendo qui sul territorio interlocutori validi, sostenuti dal consenso popolare, e questa piazza ci aiuta a sperare che il consenso verrà, ci darà una mano, ci aiuterà a vincere questa difficile battaglia. E sono convinto che con il consenso vostro, questa è la piazza inaugurante, noi riusciremo a realizzare questo obiettivo. Abbiamo bisogno di interlocutori forti qua giù, di un sindaco autorevole, investito della vostra solidarietà e del vostro consenso, di un sindaco che ragioni con la regione, con pari dignità, che ci chiede quello che dobbiamo fare, che ci chiede il sostegno che avrà meritato.